Di nuovo, buon pomeriggio a tutti. Come sapete, leggiamo oggi il canto ottavo del Purgatorio, come al solito tutto di seguito, poi lo spieghiamo, facciamo una pausa durante la quale vi prego di inviarmi le vostre eventuali domande e rispondo se posso e poi andiamo avanti. Era già l'ora che volge il disio ai navicanti, intenerisce il core, lo dì che han detto ai dolci amici addio, e che lo nuovo peregrin d'amore punge, sode squilla di lontano che paia il giorno pianger che si more. Quando io cominciai a render vano l'udire, a mirare una dell'alme surta che l'ascoltar chiedea con mani. Ella giunse e levò ambo le palme, ficcando gli occhi verso l'oriente, come dicesse addio, d'altro non calme. Te, luci spente, sì devotamente gli uscio di bocca e con sì dolci note, che fece me a me uscir di mente. E l'altre poi, dolcemente e devote, seguitar lei per tutto l'inno intero, avendo gli occhi alle superne note. Aguzza qui, lettor, degli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero. Io vidi quello esercito gentile, tacito poscia riguardare in sue, quasi aspettando, pallido e umile, e vidi uscir dell'alto e scender giù due angeli con due spade affocate, tronche private delle punte sue. Verdi come fogliette pur monnate, erano in veste che da verdi penne percosse traean dietro e ventilate. L'un poco sopra noi a starsi beni, e l'altro scesi in opposita sponda, sicché la gente in mezzo si contenne. Ben discernea in lor la testa bionda, ma nella faccia l'occhio si smarria come virtù che a troppo si confonda. Ambo vegno del grembo di Maria, disse Sordello, a guardia della valle per lo serpente che verrà dietro. Un dio che non sapeva per quale calle, mi volsi intorno e stretto m'accostai, tutto gelato alle fidate spalle. E Sordello anco, ora avvaliamo ormai tra le grandi ombre e parleremo ad esse, grazioso fia lor vedervi assai. Solo tre passi credo che scendesse, e fu di sotto e vidi un che mirava pur me come conoscermi volesse. Temp'era già che l'aere s'ammirava, ma non sì che tra gli occhi suoi e i miei non dichiarisse ciò che pria serrava. Ver me si fece e io ver lui mi fei. Giudice nin gentil, quanto mi piacque quando ti vidi non esser tra i rei. Nullo ben salutar tra noi si tacque. Poi dimandò: quant'è che tu veniste a piè del monte per le lontane acque? Oh, dissi io lui, per entro i luoghi tristi, venni stamane, e sono in prima vita, ancor che l'altra stia andando, acquisti. E come fu la mia risposta udita, Sordello ed egli indietro si raccolse come gente di subito smarrita. L'uno a Virgilio e l'altro a un si volse che sedea lì gridando: su, Corrado, vieni a vedere che Dio per grazia volse. Poi volto a me, per quel singular grado che tu dei a colui che si nasconde lo suo primo perché, che non gli è guado, quando sarai di là dalle larghe onde, di a Giovanna mia che per me chiami, laddove agli innocenti si risponde. Non credo che la sua madre più mai, poscia che trasmutò le bianche bende, le quai convien che misera ancor brami. Per lei assai di lieve si comprende quanto in femmina foco d'amor dura, se l'occhio e il tatto spesso non l'accenni. Non le farà sì bella sepoltura la vipera che Melanesi accampa, come avria fatto il gallo di Gallura. Così dicea, segnato della stampa nel suo aspetto di quel dritto zelo che misuratamente in core avvampa.
Gli occhi miei ghiotti andavan pure al cielo, pur là dove le stelle son più tarde, sì come rota più presso allo stelo. E il duca mio, figliol, che lassù guarde, e io a lui, a quelle tre facelle, di che il polo di qua tutto quanto arde, un belli a me, le quattro chiare stelle che vedevi stamani son di là basse. E queste sono salite, ov'eran quelle. Com'ei parlava, il sordello a sé il trasse dicendo: Vedi là il nostro avversario, ed rizzò il dito perché in là guardasse. Da quella parte onde non ha riparo la picciola vallea, era una biscia, forse qual die di aveva il cibo amaro. Tra l'erba e i fior venia la malastriscia, volgendo ad ora la testa, il dosso leccando come bestia che si liscia. Io non vidi, e però dicer non posso, come mossa gli astor celestiali, ma vidi bene l'uno e l'altro mosso. Sentendo fender l'aere alle verdi ali, fuggì il serpente e gli angeli di ervolta, suso alle postere, volando uguali. L'ombra che s'era il giudice raccolta quando chiamò, per tutto quello assalto, punto non fu da me guardare sciolta. Se la lucerna che ti mena in alto trovi nel tuo arbitrio tanta cera, quant'è mestieri fino al sommo smalto, cominciò ella, se novella vera di Val di Magra o di parte vicina sai, dillo a me, che già grande la era. Fui chiamato Currado Malaspina. Non son l'antico, ma di lui discesi. Ai miei portai l'amor che qui raffina. Oh, disse lui, per i vostri paesi giammai non fui, ma dove si dimora per tutta Europa che non sia in palesi? La fama che la vostra casa onora, grida i signori e grida la contrada, sicché ne sa chi non vi fu ancora. E io vi giuro, se io vi sopravvada, che vostra gente onrata non si sfregia del pregio della borsa e della spada. Uso e natura sì la privilegia, che perché il caporeo il mondo torca, sola va dritta e il mal cammin dispregia. Ed elli or va, che il sol non si ricorca sette volte nel letto che il montone con tutti e quattro i piedi copre e inforca, che codesta cortese opinione ti fia chiavati in mezzo della testa, con maggior chiovi che d'altrui sermone, se corso di giudicio non s'arresta. Allora, il canto si apre con delle terzine di una bellezza veramente languida. Molto molto apprezzate queste terzine da tutti i lettori, chiaramente dai romantici, attraverso le quali, con una perifrasi questa volta più comprensibile delle perifrasi, per esempio, astronomiche, di cui si serve Dante per indicare che ora era. È il tramonto, come ora vedremo, il primo tramonto da quando Dante e Virgilio hanno intrapreso la salita di questa spiaggia verso il monte, e ricorda l'inizio, il primo tramonto, vi ricordate, del viaggio di Dante quando era ancora al mondo, si narra, vi ricordate, all'inizio del secondo canto dell'Inferno, quando Dante dice che il giorno se n'andava. Vi ricordate, che lui comincia a sentire tra la stanchezza, la nostalgia di tutti quelli che in terra tornavano dalle loro fatiche a casa e lui da solo si accingeva a fare il viaggio. Questa volta inizia così. Era già l'ora che volge il disio ai naviganti, intenerisce il cuore, lo dì che hanno detto ai dolci amici addio. E che lo nuovo peregrin d'amore punge, se odesquilla di lontano, che paia il giorno, pianger che si muore.
Allora, era l'ora del tramonto, l'ora in cui il desiderio dei naviganti torna al giorno in cui hanno detto addio ai dolci amici e che quindi si intenerisce il cuore con quel ricordo del giorno in cui sono partiti. E quindi il canto si apre con questa, diciamo, questa immagine dell'ora che per un navigante, per uno che è in nave, quando cala la sera, provano una dolce nostalgia, un desiderio di essere di nuovo congiunti ai loro cari. Sono versi poi bellissimi anche dal punto di vista fonetico, no? Il verso 3 con una allitterazione che quasi anticipa le campane dell'immagine che segue. Lo di che hanno detto ai dolci amici addio, questa insistenza nella dentale sonora che in qualche modo anticipa, come dicevo, quello che viene ora e che lo nuovo peregrin di amore punge. Anche qua c'è, diciamo, una sorta di gioco che fa Dante con la tensione del verso, perché il verso quarto, letto tutto di seguito, suggerisce il peregrin d'amore, cioè il pellegrino che è mosso dall'amore, ma subito dopo, nel verso quinto, ci si rende conto che questo costrutto d'amore è in realtà il complemento che dipende da punge in questo enjambé mon, quindi che bisognerebbe rileggere e che lo nuovo peregrin d'amore punge, cioè lo stimola, lo punge l'amore. Il nuovo pellegrino è il pellegrino che è partito da poco a piedi e che quindi può ancora sentire, perché non è ancora molto lontano dalla propria città o dal proprio villaggio, le campane, come dice subito dopo, e che lo nuovo peregrin d'amore punge, sode squilla di lontano che paia il giorno pianger che si more. Cioè se sente da lontano una campana che sembra piangere il giorno che sta morendo, cioè sono le campane che annunciano l'ora canonica, la ultima, quella di Compieta, chiamando l'ultimo atto liturgico, e che il pellegrino, che si capisce ha camminato da presto il mattino, ma non è ancora arrivato, diciamo, non ha ancora passato una notte fuori casa, può sentire da lontano le campane della propria patria e quindi è ferito d'amore sentendo le campane del posto che ha lasciato. Queste prime due stupende terzine in qualche modo anticipano molto sottilmente, visto che noi a questa altezza della nostra lettura sappiamo che a Dante è stato più volte profetizzato l'esilio, annuncia molto velatamente l'argomento appunto dell'esule, che come vedremo quasi come specchio tornerà alla fine del canto attraverso una profezia che riceve Dante sul suo futuro esilio effettivamente. Quindi attraverso questi stupendi versi sappiamo che è l'ora del tramonto. Vi ricordate che a Dante è stato detto da poco che quando è sera non può continuare la salita e che quindi, vi ricordate, Sordello aveva indicato a Dante e Virgilio che dovevano passare una notte in un posto. Vi ricordate che stavano vedendo da una certa altezza i principi che sono in questa valle, la cui enumerazione e descrizione
occupa il canto precedente. E quindi Dante che sta guardando queste anime al verso settimo, cioè era l'ora del tramonto in cui punge il desiderio degli amici e della patria che si è lasciata dietro, quando io incominciai a rendere vano l'udire e a mirare una dell'alme surte che l'ascoltar chiedea con mano. Cioè Dante a quell'ora comincia a non fare più attenzione a quello che sta sentendo con l'udito, e comincia a osservare una delle anime che si era alzata e che chiedeva silenzio con la mano per farsi ascoltare. E al verso decimo, ella giunse e levò ambo le palme, ficcando gli occhi verso l'oriente, come dicesse a Dio, d'altro non calme. Cioè lei unì le mani e le palme e le innalzò verso l'alto, fissando gli occhi verso l'oriente, cioè verso il posto dove uscirà il sole, no? Il sole si sta ponendo, chiaramente a ponente, e quest'anima prega verso l'oriente, quasi già progettandosi verso il mattino futuro. Poi l'oriente è, diciamo, il punto cardinale più legato a Dio, proprio perché appunto è il posto attraverso il quale esce il sole, che è metafora di Dio, ed è, diciamo, il luogo del mondo dal quale proviene la religione cristiana. E abbiamo visto come Ulisse, il viaggio di Ulisse è appunto connotato negativamente per opposizione, perché è tutto rivolto verso l'Occidente invece. Allora, quest'anima chiaramente si dispone verso l'Oriente come se stesse dicendo a Dio: non mi importa altro, non c'è altro che mi importi. E adesso quest'anima comincia a cantare al verso 13. Te luci sante, si devotamente l'uscio di bocca e con sì dolci note che fece me a me uscir di mente, e l'altre poi dolcemente e devote seguitar lei per tutto l'inno intero, avendo gli occhi alle superne rote. Allora, osservate queste terzine come sono conformate come un chiasmo, cioè come uno specchio. Un'anima sola prima guarda verso l'Oriente, si mette a cantare, quello che canta è un inno liturgico di Ambrosio, che si cantava appunto all'ora di compieta per invocare la protezione divina contro i pericoli e le tentazioni della notte. E canta così devotamente e con così dolci note che Dante al verso 15 è come rapito in estasi. Infatti, quello che lui dice, fece me a me uscir di mente, con questa allitterazione invece nella nasale bilabiale, è la definizione appunto del raptus mistico, cioè quando l'io esce dalla propria mente perché si allarga in una misura sovrumana che supera la riduzione della mente mortale. E quindi in qualche modo questo inizio di canto sta annunciando un fatto, diciamo, provvidenziale, che supera il tipo di esperienza che ha avuto Dante finora in purgatorio. E perché vi dicevo che queste terzine sono fatte a chiasmo? Perché vedete come al verso 16, quando quest'anima che ha cominciato il canto è seguita dal coro delle altre anime, e le altre poi dolcemente devote seguitar lei per tutto l'inno intero. Vedete come prima Dante al verso 13 aveva detto devotamente, no? Con l'avverbio, e dolci con l'aggettivo,
Adesso il verso 16 dice dolcemente, riprende l'aggettivo dolci e lo rende un avverbio in mente, e il devotamente del verso 13 lo riprende attraverso l'aggettivo devote. Loro seguirono, e al verso 18, avendo gli occhi alle superne rote, quindi guardando tutte verso l'alto, così come l'altra aveva alzato le mani guardando verso l'oriente. E qua Dante, al verso 19, fa una cosa che fa poche volte nel poema, cioè un intervento del Dante scrittore che avverte noi lettori che c'è un senso allegorico nei versi che seguiranno, cui dobbiamo essere particolarmente attenti. L'aveva già fatto, vi ricordate, nel canto nono dell'Inferno, quando si accingeva a raccontare l'opposizione che lui e Virgilio avevano trovato da parte dalle furie e la Medusa nell'ingresso alla città di Dite, e come nel loro aiuto era arrivato, diciamo, questo messo celeste che aveva sconfitto i diavoli, cercavano di impedire l'ingresso di Dante e Virgilio al basso inferno. Quindi anche qua, in qualche modo, questa terzina 19-21 che ora leggeremo avverte sul carattere trascendente dei versi che stiamo per leggere, che dobbiamo analizzare con cura. Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero. Cioè, sforzati, lettore, con gli occhi chiaramente della mente, per cogliere il vero, la verità, già che il velo della lettera, del livello letterale, ora è tanto sottile che certamente attraversarlo, trapassare questo velo è facile. Ecco, lì abbiamo un primo problema che si sono posti i critici, i commentatori, cioè perché se il velo è sottile, Dante ha bisogno di dirci di aguzzare lo sguardo della mente, se è tanto facile? Beh, evidentemente come si sono dati risposta i più, Dante sembra di star volendo avvertire sul pericolo di deviare l'interpretazione quando sembra troppo facile associarla al livello, diciamo, letterale. Vediamo ora quali sono questi versi verso i quali dobbiamo aguzzare bene gli occhi. Verso 22. Io vidi quell'esercito gentile tacito poscia riguardare in sue, quasi aspettando, pallido e umile. Cioè, io vidi che dopo aver cantato l'inno completo, quell'esercito gentile, cioè questi principi nobili che sono dentro la valle, zitti, taciti, riguardano tutto verso l'alto, quasi in una situazione di attesa, pallidi e umili. Questa è la prima cosa importante da capire qua, cioè si avvicina la notte. Sappiamo per via del simbolismo secondo cui non si può continuare a salire che il buio rappresenta la mancata grazia, e che quindi l'essere umano è particolarmente fragile e quindi probabilmente succube delle tentazioni. E queste anime, che chiaramente hanno un atteggiamento positivo nella visione di Dante, si affidano alla protezione divina con umiltà. Prima, cantando quest'inno attraverso il quale si chiede appunto di schiacciare il proprio avversario, di allontanare le tentazioni della notte,
e poi guardando verso l'alto, disponendosi a cogliere l'aiuto divino che infatti sta per arrivare. Al verso 25, e vidi uscire dall'alto e scendere giù due angeli con due spade affocate, tronche e private delle punte sue. Allora, Dante chiaramente, come facciamo noi quando vediamo per strada che un gruppo di gente guarda verso l'alto, anche noi guardiamo per vedere che cos'è che stanno guardando, o in questo caso aspettando con umiltà, e Dante vede che scendono due angeli con due spade di fuoco, tronche però, non hanno la punta acuta tipica delle spade. Quindi private appunto della parte che più ferisce. Ora, siccome Dante ci ha chiesto esplicitamente di addentrarci nel senso vero che c'è dietro queste immagini, intanto i due angeli probabilmente sono la rappresentazione di questi custodi dell'Eden che Dio aveva messo. Appunto con le spade infuocate dopo il peccato di Adamo ed Eva per impedire l'accesso all'Eden da parte dell'umanità ormai sporcata dal peccato. Il fatto che siano due è stato variamente interpretato. Secondo alcuni, i due angeli rappresentano la bontà e la potenza di Dio. In qualche modo quindi la misericordia e la giustizia come due grandi attributi divini. Secondo altri, però, sarebbero l'impero e il papato, visto che in tutto questo episodio della Valle dei Principi l'argomento politico è centrale. Quello che chiaramente qui è innegabile, è una cosa che avevamo notato quando abbiamo letto questa descrizione del locus amoenus che anticipa attraverso i colori, il profumo, la descrizione che Dante farà quando dovrà ritrarre l'Eden. Vi ricordate che la settimana scorsa avevamo osservato che questa valle, che ha questo prato così fiorito e profumato, sembra di anticipare il paradiso terrestre, che non casualmente è appunto popolato dei monarchi, cui Dante assegna la funzione di preparare la terra o di, diciamo, garantire le condizioni della pace nel mondo che deve appunto prefigurare imperfettamente, ovvio, la felicità a cui si accede attraverso l'Eden per volare in paradiso. Infine, per quel che riguarda il fatto che le spade di questi angeli siano private dalla punta, anche qui ci sono due diverse interpretazioni che hanno avanzato i dantisti, insomma, più autorevoli. Secondo alcuni, il fatto che la punta della spada non tagli più, sia troncata, si riferisce al fatto che dopo la venuta di Cristo è di nuovo possibile accedere al paradiso terrestre, anche se di passaggio, come vedremo verso la fine di quest'anno. Secondo altri, sarebbe appunto il simbolo della misericordia di Dio, del Dio cristiano, che ha una spada, se vogliamo, più dolce di quella del Dio dell'Antico Testamento. Questi angeli, chiaramente, come ora vedremo, si posteranno, diciamo, ai due lati della valle, come proteggendo quelli che sono dentro. E quindi, per dare diciamo, un'interpretazione vera a questo, bisogna anche pensare
a quello di cui hanno bisogno i monarchi, secondo Dante, per svolgere il loro dovere per bene. Perciò bontà e potenza di Dio potrebbero voler dire anche i due attributi che i monarchi devono avere nel mondo per non lasciarsi tentare, perché le tentazioni sono qualcosa che viene subito dopo, come vedremo, per non lasciarsi tentare dalla cupidigia, che è il grande male che secondo Dante, insomma, ha rovinato il mondo. E questi angeli, ora al verso 28, verdi come fogliette pur monnate, erano in veste che da verdi penne percosse traean dietro e ventilate. Allora, erano angeli verdi, verdi come foglie d'albero appena nate, nella veste. E avevano anche le ali verdi che ventilavano dietro. Chiaramente il verde, come sarà esplicito quando arriveremo appunto al paradiso terrestre, che questo canto prefigura in qualche modo, simboleggia la speranza, una delle tre virtù teologali, spesso associata da Dante appunto al verde delle foglie nuove di una pianta, e il fatto che anche le penne siano verdi, secondo i commentatori antichi, simboleggia che è la speranza quella che muove l'azione di questi angeli, è la speranza quella, cioè la virtù grazie alla quale si può volare, appunto. E che fanno gli angeli al verso 31? L'un poco sopra noi a starsi venne, e l'altro scese in l'opposita sponda, sì che la gente in mezzo si contenne. Cioè, uno dei due angeli si mise un poco sopra di noi a stare, quindi si fermò, l'altro scese nella sponda opposta della valle, in modo che tutti i principi che sono dentro alla valle rimanevano in mezzo tra loro due, quindi è chiaramente una funzione di protezione quella che stanno svolgendo questi angeli in anticipo. Questo è interessante perché non è ancora apparso il pericolo, ma gli angeli sono già da prima aspettati con umiltà da questi spiriti che conoscono i pericoli della notte. Va bene? È evidente che se loro stanno aspettando lì, le anime del purgatorio sanno che ogni tramonto succede la stessa cosa in quel posto. Va bene? E al verso 34, ben discernea in lor la testa bionda, ma nella faccia l'occhio si smarria come virtù che a troppo si confonda. Dante dice che poteva vedere bene la loro testa bionda di questi angeli, ma nella loro faccia la vista mortale di Dante si smarriva, cioè perdeva potenza, non riusciva a cogliere i tratti visivi degli angeli, come una potenza sensoriale che si confonde davanti alla troppa intensità dello stimolo. Cioè, questo è anche qualcosa che anticipa un topos ricorrente del paradiso, che è il fatto che la luce eccessiva, che è di origine divina, eccederà più volte la facoltà visiva di Dante, il che chiaramente è anche simbolico del fatto che la conoscenza piena della natura angelica eccede la facoltà mentale del Dante chiaramente mortale, avente ancora un corpo. Quindi, di nuovo, sono due momenti successivi. Dante, dall'inno cantato così devotamente, così dolcemente dalle anime, aveva sentito che se stesso usciva dalla propria mente, e questo è già un segno di estasi, e ora è abbagliato dalla luce del viso degli angeli. E qui Sordello spiega, al verso 37,
Ambo vegnon del grembo di Maria, disse Sordello, a guardia della valle per lo serpente che verrà via via. Allora Sordello, che chiaramente conosce il posto, spiega a Dante che tutti e due gli angeli provengono dal grembo di Maria, ripetendo una formula biblica del grembo di Adamo, per riferirsi attraverso questa perifrasi all'empireo, cioè al decimo cielo, quel cielo che non è in un luogo né in un tempo, che è solo amore e intelletto, dove risiedono Dio e i salvati, tra cui chiaramente anche Maria. E quindi sta spiegando Sordello, stanno scendendo dall'empireo per custodire questa valle a causa del serpente che sta per venire. Beh, il serpente chiaramente di nuovo è un elemento che rinvia evidentemente all'episodio del Genesi, vero, della tentazione di Eva, e quindi chiaramente si sta per riprodurre in qualche modo questa simbolica scena della tentazione e della protezione divina che dopo Cristo c'è nei confronti dei peccatori figli di Eva che si sanno ormai fragili dopo il peccato originale. E quindi Dante, che ha appena sentito che sta per venire un serpente, che fa? Si accosta a Virgilio come il suo solito al verso 40. Ond'io, che non sapeva per qual calle, mi volsi intorno e stretto m'accostai tutto gelato alle fidate spalle. Per cui io, dice Dante, che non sapevo da quale parte sarebbe venuto il serpente, anche questo chiaramente è simbolico, non si può mai sapere la tentazione quale immagine può avere, da quale parte può avvenire. Mi volsi intorno, Dante si guarda ai lati e si accosta stretto, si mette proprio accanto alle spalle. Fidabili, diciamo affidabili di Virgilio, tutto gelato, il che ci ricorda da vicino il momento più pauroso del viaggio nell'inferno, che è stata la visione di Lucifero. E infatti, Lucifero è in qualche modo richiamato dalla figura del serpente, vero? Quindi anche lì Dante, non so se vi ricordate, prima di vedere Lucifero si era accostato a Virgilio, si era protetto da Virgilio, era in una situazione gelata, vero? Perché era in mezzo a Cocito, il fondo gelato dell'inferno, e chiaramente oltre che ricordare quel momento in cui Dante è stato direttamente davanti al male, impersonato appunto da Lucifero, tutta questa scena in cui Dante sa di un pericolo imminente, ma non sa da dove arriverà, il fatto che si accosti a Virgilio è chiaramente indicativo di un senso morale secondo cui davanti alle tentazioni del male, dei falsi beni, l'uomo deve proteggersi con la ragione, che è appunto questo dono divino che gli permette di distinguere il bene dal male e di seguire liberamente l'uno o l'altro. Non so se andiamo bene fin qua, ma mi fido che magari poi durante la pausa, se avete delle perplessità, me le possiate esprimere. Allora, al verso 43. E Sordello anco, ora valiamo mai tra le grandi ombre e parleremo ad esse, grazioso fia lor vedervi assai. Vi ricordate che Sordello nell'episodio precedente aveva detto a Dante: nel poco tempo di luce che abbiamo non vogliate scendere tra le ombre, perché da qui, da un po' più in alto, le possiamo vedere meglio che se siamo tra di loro. E aveva fatto tutta questa enumerazione dei principi che erano lì, vi ricordate, tristi, malinconici, perché vedevano il male che stavano facendo i figli nel mondo.
E invece ora che Dante ha già saputo chi era in quella valle, Sordello propone a Dante e Virgilio, ora scendiamo, cioè andiamo nella valle tra le grandi ombre che abbiamo già visto e parleremo con loro. E per loro sarà pieno di grazia vedervi, cioè sarà importante per loro poter parlare con voi. Chiaramente. Se non altro per il fatto che, come è capitato con tutte le anime del Purgatorio finora, potranno inviare attraverso Dante un messaggio al mondo. Ma questo è qualcosa che noi possiamo sapere perché stiamo leggendo il libro. Sordello invece sta parlando a livello proprio immanente del piacere che avranno queste anime probabilmente di conoscere Virgilio. Perché Sordello, non so se vi ricordate, dopo aver abbracciato Virgilio quando ha saputo che era mantovano come lui e aveva domandato sulla condizione di Virgilio e Dante, aveva solo ricevuto una risposta che riguardava Virgilio. Vi ricordate che Virgilio gli aveva risposto: ho attraversato tutti i cerchi, però il mio posto è il limbo, e aveva fatto una descrizione del limbo che in qualche modo complementa quella del canto quarto dell'inferno, ma non aveva detto niente sulla condizione di Dante. Ed erano in un'ora di tramonto dove il sole era così basso che evidentemente erano già in ombra e Sordello non aveva visto che Dante progettava un'ombra. Questo è importante ricordarlo per capire quello che accadrà dopo. Sordello non sa ancora chi è Dante e, insomma, spontaneamente, come chiunque lì, suppone che Dante sia un'anima, come tutte le altre. Va bene? E allora, al verso 46, solo tre passi credo chi scendesse e fui di sotto e vidi un che mirava pur me come conoscermi volesse. Cioè era molto breve il tragitto dalla parte superiore dove erano finora e la valle. Questo numero 3 è molto probabile che abbia un senso simbolico, ma non, cioè, le interpretazioni sono così svariate che onestamente è difficile azzeccarvi. E Dante dice: ero già di sotto e vidi uno che mi guardava con insistenza come se volesse riconoscermi. E al verso 49, con la solita precisione verosimile di Dante, aggiunge il narratore: tempera già che l'aere s'annerava, ma non sì che tra gli occhi suoi e i miei non dichiarisse ciò che pria serrava. Allora, era già l'ora in cui l'aria diventava nera, quindi si stava facendo buio, ma non così tanto che tra gli occhi di questo personaggio e i miei non apparisse chiaramente quello che prima non si vedeva per via della distanza. E allora, al verso 52, ver me si fece e io ver lui mi fei, cioè lui si avvicinò a me e io a lui. E qua il Dante scrittore interrompe la narrazione per esclamare, anni dopo, mentre sta scrivendo ormai il poema, giudice Nino Gentile, quanto piacere mi ha fatto vedere che non eri tra i dannati. Giudice Nin Gentile, quanto mi piacque quando ti vidi non essere tra i rei. Bellissimi versi che molto sinteticamente anticipano che questo Nino Gentile, di cui ora vi dico l'identità, era chiaramente uno che si era macchiato di peccati, perciò Dante forse temeva che fosse tra i dannati dell'inferno e quindi, come amico che è di lui, si rallegra del fatto di vederlo salvo, anche se ancora in una tappa molto, diciamo, precoce, prima ancora di cominciare la penitenza. Questo personaggio che Nino Visconti
di Pisa, era un giudice della Gallura, in Sardegna. Era il nipote del conte Ugolino, infatti quello che aveva denunciato l'atrocità della sua morte. Era morto in Sardegna nel 1296, quindi 4 anni prima di questo incontro con Dante, ed era stato prima capitano della Lega Guelfa in Toscana, dove probabilmente Dante, perciò, per motivi politici, l'aveva conosciuto di persona. E allora si incontrano qua in Purgatorio e questo Nino Visconti chiaramente suppone che Dante è l'anima di un morto che è appena arrivato con la barca dell'angelo che arriva, insomma, alla spiaggia, come sappiamo. Quindi al verso 55. Nullo bel salutar tra noi si tacque, cioè ci salutammo in tutti i modi possibili, nessun saluto cortese tacque tra di noi. Poi dimandò: quant'è che tu venisti a piè del monte per le lontane acque? Dando per scontato appunto che Dante sta venendo dalla foce del Tevere nella barca nella quale arrivano tutti i salvati in purgatorio. Quindi dice: da quanto tempo sei arrivato al piede del monte attraverso le acque lontane che uniscono, diciamo, il Tevere con l'isola dell'emisfero sud? E Dante, appunto, siccome c'è questo malinteso, implicito nella domanda di Nino, risponde: oh, come dicendo, non è come credi, oh, dissi io lui, per entro i luoghi tristi venni stamane e sono in prima vita, ancor che l'altra stia andando acquisti. Cioè Dante risponde correggendo la supposizione che implica la domanda di Nino: io sono venuto stamattina. Ma non è come se sottintendesse, non attraverso l'acqua, come tu credi, ma attraverso i luoghi tristi dell'inferno, cioè attraversando i luoghi tristi, e sono ancora nella prima vita, affinché l'altra, cioè la vita eterna, così camminando, possa acquistare. Un'altra ulteriore definizione della finalità del viaggio, cioè Dante per guadagnarsi la vita eterna era in condizioni così gravi nella selva che aveva bisogno di fare questo viaggio ancora vivo, altrimenti rischiava di perdere appunto la vita eterna. Allora qui tutti si sorprendono appunto del fatto che Dante sia vivo, che è del tutto straordinario. Al verso 61: e come fu la mia risposta udita, sordello ed egli indietro si raccolse come gente di subito smarrita. Cioè, non appena udirono la mia risposta, sordello e Nino Visconti si unirono indietro come gente che non capisce che cosa stia succedendo. L'uno a Virgilio e l'altro a un si volse che sedea lì. Questo è veramente geniale, cioè proprio la precisione realistica di questa scena sembra del XXI secolo. Cioè, chiaramente Sordello guarda Virgilio come dicendo: non mi avevi detto questo, che era la cosa più importante, che stai portando uno vivo. E l'altro, cioè Nino Visconti, si rivolse a un altro che sedeva lì, gridando: su Corrado, vieni a vedere che Dio per grazia volse, cioè alzati Corrado, vieni a vedere quello che Dio ha voluto fare con la sua grazia, e cioè permettere che un uomo vivo venga al regno dei morti. Questo Corrado, come sapremo molti versi dopo, è Corrado Malaspina, con cui Dante avrà modo di parlare di seguito. Per ora viene lanciato il nome così, verosimilmente. E al verso 67: poi volto a me, per quel singular grado che tu dei a colui che si nasconde lo suo primo perché, che non gli è guado, quando sarai di là dalle larghe onde,
Ia Giovanna mia che per me chiami, laddove agli innocenti si risponde. Allora Nino, una volta che ha saputo che Dante è vivo, rivolgendosi a Dante, lo prega per quella altezza singolare, dice a Dante, che tu devi a Dio. Cioè, nominato attraverso questa perifrasi, colui che nasconde così tanto la sua prima causa, il suo primo perché, che non c'è modo di arrivarci, non c'è il guado per arrivarci, quindi c'è cioè qui la perifrasi per indicare Dio è significativa dell'umiltà di queste anime, che non osano cercare di capire come mai, eccezionalmente, in un modo del tutto incomprensibile, a Dante è data questa grazia straordinaria di conoscere il mondo dei morti quando è ancora in vita. Quindi, invece di dire, mamma mia, che cose Dio vuole per grazia, è impossibile che noi capiamo questi decreti. Ora, in nome di Dio, manda questo messaggio a mia figlia. Questo sarebbe un modo orrendo e più lungo di dire la cosa. Ma quello che ha fatto Nino è stupendo. Prima si è girato e in un modo molto spontaneo ha commentato con un altro compagno: guarda quello che Dio ha voluto per grazia. E qui c'era già in nuce il mistero della grazia, vero? E poi, per riferirsi a Dio nelle parole che rivolge a Dante, gli dice: in nome di quella grazia straordinaria che ti ha dato colui, il cui perché nasconde tanto che non c'è strada umana che ci arrivi, quando sarai di là dalle larghe onde, cioè quando sarai tornato in Italia, di alla mia Giovanna, che era la figlia che aveva 9 anni nel 1300, che per me chiami laddove agli innocenti si risponde, cioè che preghi per me in paradiso, cioè che chiami la grazia del paradiso per me laddove si assecondano le preghiere degli innocenti. E immediatamente chiarisce a Dante perché non si affida alle preghiere della moglie, cioè della vedova, e dà questa responsabilità solo alla figlia di 9 anni. Non credo che la sua madre Piumani, poscia che trasmutò le bianche bende, le quai convien che misera ancor brami. Allora, qui Nino si sta riferendo a Beatrice d'Este, la sua vedova, che si era risposata nel 1300, quindi poco prima del dialogo che Nino sta avendo con Dante, e a questo, diciamo, a queste nuove nozze della moglie si riferisce attraverso questa frase, trasmutò le bianche bende, perché era una consuetudine, diciamo, che le vedove portassero in testa delle bende bianche che toglievano appunto se si risposavano. E quindi quello che sta dicendo Nino è: non credo che la madre di Giovanna, vedete che non la chiama un po' come a volte quando una coppia divorzia, no? Che per riferirsi all'ex marito, all'ex moglie, dice il padre di mio figlio, la madre, no? Dice la madre sua, non credo che mi ami più, dice lui con una certa nostalgia, visto che ha cambiato le bianche bende, le quali, povera, succederà che aneli ancora. Cioè sta dicendo attraverso una profezia molto breve che la povera Beatrice in qualche momento si pentirà di essersi risposata e quindi desidererà di stare ancora portando le bende bianche della vedovanza.
Secondo i commentatori antichi, questo può essere un riferimento al fatto che Beatrice, che aveva sposato Gian Galeazzo Visconti, cioè della stessa famiglia, ma un filone milanese invece che sardo, come il caso di Nino che sta parlando, aveva dovuto, cioè rispetto al momento in cui ha luogo il dialogo, dovrà nel 1302 accompagnare il marito in esilio, dove passerà più di 30 anni, in esilio. E quindi Dante, che sta scrivendo questo chiaramente tra il 1310 e il 1313, non si sa esattamente, sa già che Beatrice, se non si fosse risposata, non avrebbe dovuto andare in esilio. Perciò fa questa breve profezia accorata veramente il primo marito. Ma immediatamente dopo aver parlato del fatto che è già stato dimenticato dalla vedova, passa a una generalizzazione misogina che era tradizionale, che l'è stata per molto tempo, verso 76. Per lei assai di lieve si comprende quanto in femmina foco d'amor dura, se l'occhio o il tatto spesso non l'accende. Cioè attraverso di lei, di Beatrice, si capisce facilmente di lieve quanto dura, e sottinteso quanto poco dura, in femmina, cioè in una donna, il fuoco d'amore, cioè poco. Se l'occhio il tatto, cioè se non ci sono stimoli sensoriali che lo accendano. Questa era una, diciamo, un'idea antica, c'è già nell'Eneide, nel libro quarto, e se ricordate molto dopo ancora si dice la donna è mobile qual piuma al vento, vero? Era tradizionale attribuire alle donne una fragilità che non gli permetteva una costanza in amore pari a quella dell'uomo. E chiaramente in un episodio dove è così vivo il ricordo della tentazione della Genesi, è molto probabile che ci sia, insomma, tacito il ricordo di Eva, va bene? Il cui amore è chiaramente più sensuale. Rispetto a quello dell'uomo. E subito dopo questa espressione, insomma, di misoginia, al verso 79 aggiunge Nino Visconti: non le farà sì bella sepoltura la vipera che Melanesi accampa, come avria fatto il gallo di Gallura. Cioè, lui dice una cosa interessante, perché quando Dante scrive il libro, Beatrice d'Este è ancora viva. Lei muore solo nel 1334, quindi dopo la morte di Dante. Quindi Dante non lo può sapere. Però succede questo. Nino dice: nella sua tomba avrebbe fatto più bella figura il gallo che è nello stemma della famiglia Visconti della Gallura, della Sardegna, di quanto non gli farà bella figura la vipera, il serpe che accampa nello scudo dei milanesi, cioè dei Visconti di Milano. È probabile che qui ci sono due interpretazioni possibili. Secondo alcuni, qui c'è, diciamo, un senso politico perché i Visconti di Milano avevano preso il potere con la violenza, mentre che quelli della Gallura lo avevano fatto a causa del vicario imperiale. Quindi, per Dante, diciamo, il dominio sardo dei Visconti è positivo, mentre quello dei milanesi no. Ma è possibile che ci sia anche un simbolismo nei due animali, soprattutto in un episodio che, come vedremo, farà, insomma, si è appena nominato il rischio della vipera che sta per venire, no?
E la vipera infatti è connotata, come vedremo adesso dopo la pausa, come tentazione sensuale che arriva senza farsi vedere e che contrasta chiaramente con l'immagine laboriosa del gallo che canta l'alba, momento in cui si inizia a lavorare. Ora, la cosa stupefacente di questo, una delle cose, no? È che nel 1334, quando muore Beatrice d'Este, Dante non lo sa, lei chiede che nella sua sepoltura ci siano gli stemmi dei suoi due mariti, la vipera e il gallo. Molto probabilmente perché o lesse la commedia oppure qualcuno glielo disse. E quindi è una delle storie che è testimonianza della circolazione molto precoce del Purgatorio come libro e anche della forte volontà di Dante di modificare il mondo dei lettori. Allora, sono finite le parole di Nino che ha inviato. Tiriamo le somme, ha inviato un messaggio alla figlia, si è lamentato della dimenticanza della moglie che ha immediatamente associato a una condizione generale della femminilità e ha fatto questa sorta di espressione tra triste e delusa sulle sorti che la moglie avrà. E che avrebbe potuto evitare se non si fosse risposata. E finite queste parole, al verso 82, così dicea, segnato della stampa nel suo aspetto, di quel dritto zelo che misuratamente in cuore avvampa, cioè lo faceva con il sigillo, con l'aspetto di colui che ha uno zelo virtuoso, qui. Tradizionale, diciamo, riportare una distinzione che Dante fa nel Convivio tra uno zelo positivo nato da un amore giusto che è diverso da una gelosia nata dalla concupiscenza che può invece diventare odio, che è a sua volta chiaramente una distinzione che proviene dall'etica aristotelica. Allora lui ha questa sorte di gelosia, ma misurata, quindi virtuosa, perché provocata da un amore giusto. E Dante, invece di rispondere, che fa? Guarda il cielo, verso 85. Gli occhi miei ghiotti andavano pure al cielo, pur là dove le stelle sono più tarde, siccome rota più presso allo stelo. Cioè Dante, mentre l'amico si lamenta, di questa delusione di un amore mondano come quello della moglie, Dante guarda verso l'alto con gli occhi ghiotti, quindi avidi dell'amore vero, nel cielo e guarda verso il polo, cioè laddove le stelle si muovono più lentamente per come fa una ruota che è più vicina all'asse al quale gira. E quindi è come se Dante, invece di voler consolare l'amico, guarda verso l'alto come suggerendogli che lui è, anche se ancora legato all'affetto della moglie e quindi dolente, anche se misuratamente per la sua dimenticanza, che è già destinato a quel cielo dove l'amore è eterno e perfetto. E quindi guarda verso l'alto come se volesse aiutare l'amico a dimenticare quello che è capitato in terra, visto che comunque ha già la certezza della pace eterna. Facciamo ora la pausa, 5 minuti come facciamo di solito. Vi prego di inviarmi se ne avete domande sulla chat e tra 5 minuti riprendiamo. Grazie.
Allora, riprendiamo le domande che ha fatto Enrico, non riguardano il canto che stiamo leggendo, ma sono generali. La prima domanda che è qual è il valore che si deve attribuire all'aspetto simbolico e o esoterico dell'opera di Dante? E se posso indicare una qualche bibliografia nel caso lo consideri pertinente. Dunque, innanzitutto dovrei fare una distinzione. Non so dov'è Enrico, mi ha scritto in spagnolo, ma spero che stia capendo in italiano. Ah, salve Enrico, grazie. Allora, Sì, innanzitutto. capisco, ma preferisco scrivere in spagnolo. Sì, Scusa. ottimo. No, 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 va benissimo. Innanzitutto bisogna distinguere tra simbolico e esoterico, perché il valore, diciamo, simbolico dell'opera è innegabile e direi indispensabile se si vuole ricostruire in qualche modo quello che Dante attendeva da parte dei lettori. E infatti è lui stesso che è nel Convivio e nell'Epistola tredicesima, Can Grande della Scala, se di lui parla del senso simbolico. E in questo episodio, come abbiamo appena visto, questa richiesta di fare attenzione al vero che si nasconde sotto il velo è chiaramente una richiesta di enfatizzare il livello simbolico. Quindi del livello simbolico, senza dubbio, rispondo sì. Ha un valore importantissimo che però non è esoterico, perché oggi ci può sembrare che siano cose simili, ma questo è perché noi, come lettori contemporanei, abbiamo perso la spontaneità con la quale i lettori cui Dante si rivolgeva decodificavano i simboli. Una lettura esoterica della commedia considera che la commedia non è per tutti, bensì per un gruppo, diciamo, di iniziati che possono accedere a un linguaggio chiuso, difficile, che ha una codificazione che non è per tutti, mentre invece i simboli, erano, diciamo, una padronanza di tutti i lettori medievali. E quindi siamo noi che dobbiamo fare uno sforzo per decodificarli, ma Dante non prevedeva questo sforzo. Per quel che riguarda il senso esoterico della commedia, esso fa parte di una tradizione di lettura, diciamo, direi eterodossa, nel senso che non ha mai fatto parte dell'Accademia. E quindi io per la mia formazione non l'ho mai abbracciata, ha ovviamente un suo interesse, ma io direi, almeno io, diciamo, come docente, mi sento nel dovere di gerarchizzare le correnti critiche di Dante e direi che è interessante forse leggere della bibliografia esoterica su Dante. Ma a mio avviso è salutare farla quando uno ha già letto la tradizione comunemente accettata dai dantisti. Se qualcuno di voi volesse leggere qualcosa di questi autori, beh, René Guénon è forse il più importante, poi c'è Dante Gabriel Rossetti e c'è un libro. Vediamo se lo trovo così ve lo faccio vedere. C'è questo libro che si chiama L'idea de forme, che è fatto a più mani, ha articoli di diversi autori, ha un'introduzione di Umberto Eco e una post, diciamo, prefazione, cioè una postfazione di Alberto Asor Rosa,
che riunisce, diciamo, in ogni articolo diversi studiosi analizzano quanto di queste letture eterodosse, tra le quali appunto quelle esoteriche, hanno contribuito al dantismo che direi serio, diciamo, quello accettabile alle università, insomma. Non so se ho risposto, ma sì, ripeto sono studi... Qualsiasi cosa su Dante, io ho trovato queste cose, ho letto il libro di Guénon, non ho capito ovviamente tutto, è un libro difficile, anche ho bisogno di altre letture, ma ho visto che c'è una... discussione se Dante era eterodosso o era ortodosso, se aveva influenza islamica, per questo. Sì, beh, anche quello, diciamo, anche quello, diciamo che è stato soprattutto studiato da Sim Palacios, ma che è entrato poi attraverso Maria Corti, che è una dantista molto prestigiosa, come accettazione che Dante il libro della Scala di Maometto lo conosceva. Anche se, diciamo, la Sim Palacios forse aveva dato troppa importanza a questa diciamo possibile fonte di Dante. Alcuni dicono però, che non di forma diretta. Sì, certo, ma torno a parlare delle gerarchie perché mi sembra una cosa importante quando uno, diciamo, studia Dante o per la prima volta o, diciamo, non lo conosce ancora, diciamo, del tutto per quel che riguarda la tradizione secolare dei commenti, per esempio, o non ha letto i grandi studiosi italiani su Dante, non conosce le correnti critiche che hanno più contribuito alla conoscenza di Dante, di cui si nutrono, diciamo, anche i commenti, con i quali noi appoggiamo la lettura, no? Io ai miei studenti in genere nelle istituzioni, insomma, argentine, cerco di non consigliare queste letture prima che non abbiano costruito una conoscenza solida su Dante, perché c'è il rischio di farsi, insomma, sedurre da alcune idee senza avere ancora le strategie per valutare la plausibilità di queste idee sul testo. Poi qualcuno domanda, sempre Enrico, una bibliografia per la storia del tempo di Dante. Beh, su questo c'è tanto. Io direi, allora, se biografie per esempio di Dante ne stanno uscendo di nuove proprio quest'anno che è l'anno del centenario, direi per studiare sui tempi di Dante, va bene, c'è quel libro molto scorrevole e simpatico di Indro Montanelli, Dante il suo secolo. Poi ovviamente le biografie di Dante sono importanti e poi è importante anche la conoscenza della filosofia medievale, no? I libri di Gilson per esempio sono molto belli e anche molto utili per ricostruire questo. E poi se conveniente leggere le altre opere di Dante, certo lo è, non solo per diciamo agevolare la comprensione del poema sacro, ma anche perché hanno un valore intrinseco importante. Ci sono alcuni studiosi che addirittura affermano che anche se non avesse scritto la Divina Commedia, Dante sarebbe stato l'autore più importante della sua epoca, vista la originalità, la novità, l'intelligenza di opere come Il Convivio, La Monarchia, Il De Volgari Eloquentia, nonché ovviamente La Vita Nuova, che è un bellissimo libro, anche se più tradizionale, dove Dante non ha ancora la maturità, diciamo, di scrittore che poi avrebbe acquisito con l'esperienza dell'esilio. Quindi sì, senz'altro.
Leggere tutta l'opera di Dante è una cosa senz'altro utilissima, sì. Il titolo di quello di questa di quest'opera, domanda Fermat, l'idea de forme, lo scrivo qua. Ah, va bene. Etienne Gilson è il grande medievalista sulla filosofia all'epoca di Dante. Va bene? Sono tutti libri questi che si trovano in italiano, chiaramente. Poi certamente c'è la storia della filosofia di Abbagnano, la cui parte di medievalistica è anch'essa ottima. In spagnolo c'è per esempio, che è molto ben fatto in spagnolo, se qualcuno preferisce, c'è la traduzione del Convivio di Mariano Pérez Carrasco, porta una prefazione di Francisco Bertelloni, un importante professore dell'Università di Buenos Aires, dove c'è una contestualizzazione molto ben fatta dei problemi politici e filosofici dell'epoca di Dante. Va bene? Bene, allora continuiamo con la lettura del canto, altrimenti si fa un po' tardi. Riprendiamo per favore dal verso 88. Siccome Dante sta guardando verso l'alto e più specificamente verso il polo sud, Virgilio domanda: e il duca mio, figliuol, che lassù guarde? E io a lui, a quelle tre facelle di che il polo di qua tutto quanto arde. Cioè Virgilio domanda: perché guardi lassù? Che c'è qualcosa che ti stupisce? E Dante dice: sto guardando quelle tre stelle di cui arde tutto questo polo sud. Vi ricordate che quando abbiamo iniziato la lettura del Purgatorio, Dante si era stupito di queste quattro stelle che aveva visto, che illuminavano la faccia di Catone in modo tale che lui sembrava addirittura illuminato dal sole. In quel momento avevamo detto che negli episodi dell'Eden Dante verrà a sapere che le quattro stelle che ha visto all'inizio del percorso purgatoriale rappresentavano le quattro virtù cardinali, e che le tre stelle che invece vede qua sono le tre virtù teologali. Quindi evidentemente in un episodio nel quale c'è un intervento divino per proteggere i penitenti dalle tentazioni della notte, le quattro stelle del mondo preclassico che simboleggiava appunto Catone sono, diciamo, a queste quattro stelle delle virtù cardinali umane, naturali, sono subentrate le tre virtù teologali cristiane che rappresentano la grazia, che è appunto simboleggiata da questi angeli che stanno proteggendo le anime della valle. E infatti al verso 91 risponde Virgilio: ondelli a me, le quattro chiare stelle che vedevi staman son di la basse, e queste sono salite ove erano quelle. Quindi con il passaggio dal mondo pre-cristiano al cristiano, le virtù teologali hanno occupato il luogo, simbolicamente in questi versi, delle virtù naturali. E al verso 94, come i parlava, esordello a sé intrasse dicendo: vedi là il nostro avversario, e drizzò il dito per chi in là guardasse. Cioè, mentre parlava Virgilio, sordello lo attrasse verso di sé dicendo: vedi là il nostro avversario, quindi il serpente che era stato annunciato, e lo indicò con il dito affinché Virgilio guardasse. E quindi il Dante narratore, al verso 97,
da quella parte onde non ha riparo la picciola vallea, era una biscia, forse qual diede adeva il cibo amaro. Cioè dalla parte dalla quale scende la valle senza un bordo, c'era una biscia, cioè una vipera, forse come quella che diede il frutto proibito ad Eva. Qui il rapporto è esplicito con la scena del Genesi, vero? E al verso 100 la descrizione della biscia. Tra l'erba e il fior venia la malastriscia, volgendo ad or la testa e il dosso leccando come bestia che si liscia. Cioè veniva strisciando, come fanno appunto i serpenti, volgendo, cioè girando indietro la testa ogni tanto, leccandosi il dosso come un animale che si abbellisce. Quindi qui attraverso questo gesto, insomma, si suggerisce il carattere seducente della vipera e il fatto che faccia, che il fatto di abbellirsi lo faccia con la lingua suggerisce il veleno che c'è nella seduzione appunto dei falsi beni. E al verso 103 Dante dice: io non vidi, e però dicer non posso, come mossa gli astor celestiali, ma vidi bene l'uno e l'altro mosso. Cioè Dante dice: non vidi quando i due angeli scesero a cacciare la biscia, ma li notai quando si erano già mossi. Anche questo è stato interpretato simbolicamente come il fatto che l'intervento divino non è percepito prima che la tentazione sia stata già sconfitta. E quindi mentre è presente la tentazione non si capisce diciamo, c'è la custodia divina che qui è rappresentata appunto dai due angeli. E al verso 103 Dante ci descrive appunto come si erano mossi. Sentendo fender l'aere alle verdi ali, fuggì il serpente e gli angeli dier volta suso alle posteri volando uguali. Cioè sentendo il serpente, sentendo come le ali verdi degli angeli attraversavano l'aria, fuggì il serpente e gli angeli girarono di nuovo alle poste che avevano prima, volando alla stessa velocità. L'ombra che s'era il giudice raccolta quando chiamò, per tutto quello assalto punto non fu da me guardare sciolta. Quell'ombra che si era, diciamo, avvicinata a Nino Visconti, al giudice, quando lui lo chiamò, vi ricordate quando aveva detto: vieni Currado a vedere che cosa Dio volse per grazia, cioè Currado, quest'ombra. Durante tutta questa scena della biscia e gli angeli, non smise neanche per un attimo, un punto, di guardare Dante, perché evidentemente anche lui lo conosceva. E infatti al verso, è perché, insomma, ha capito che Dante era vivo e quindi vuole inviare un messaggio. E allora al verso 112, se la lucerna che ti mena in alto trovi nel tuo arbitrio tanta cera quante mestieri fino al sommo smalto, cominciò egli, cioè con questo sé desiderativo, no? In nome che la luce che ti sta portando in alto trovi nel tuo arbitrio tanta cera, cioè una volontà ferma, quanto è necessaria fino al sommo smalto, cioè fino al giardino più alto, cioè l'Eden, chiamato non a caso smalto, come anche era stato chiamato smalto il prato del nobile castello del canto quarto, vi ricordate, del limbo? Quindi se tu hai sufficiente volontà per assecondare la grazia divina, questo è importante,
perché vuol dire che Dante è stato chiamato per grazia a fare questo viaggio, ma il suo esito positivo non è per niente garantito. Infatti lui ha più volte detto nell'inferno, vi ricordate per esempio a Brunetto Latini, quando Brunetto aveva domandato chi è quello che ti conduce, e dice lui mi sta portando a casa, se arriverò parlerò con Beatrice del mio esilio, anche a Farinata, anzi a Cavalcante nell'episodio di Inferno Decimo aveva detto colui che attende là forse mi mena, cioè mi mena forse, cioè mi porta se posso arrivare, cioè non è scontato che Dante riuscirà ad andare in paradiso, deve anche accompagnare con la propria volontà libera questa proposta divina che gli è stata offerta attraverso Virgilio, vero? Allora il nome gli dice Corrado, no? Che la luce della grazia trovi un buon materiale in te che ti permetta di arrivare alla cima di questa montagna. In nome di questo ti prego, vero? Al verso 115 comincio ella, se novella vera di Val di Magra o di parte vicina sai, dillo a me che già grande la era. Cioè se sai qualche ultima novità vera della Val di Magra, cioè la Lunigiana, no? Quella parte del nord della Toscana che limita con la Liguria, se sai qualche notizia di là, dilla a me, già che io ero grande da quelle parti. Questo di ero già grande in qualche modo suggerisce un certo grado di superbia che quest'anima non ha ancora cominciato a purgare, anche se poi non se ne parla più. E infatti subito dopo, al verso 118, si presenta quest'anima. Fui chiamato Currado Malaspina, non son l'antico, ma di lui è discesi. Ai miei portai l'amor che qui raffina. Allora, questo Corrado Malaspina era, diciamo, detto Corrado Malaspina il giovane, poi più avanti vedremo che parleremo del vecchio, figlio di Federico di Villanova, che era un signore appunto della Lunigiana, che lui chiama Val di Magra, vero? Non sappiamo quasi niente di lui, ma sì sappiamo una cosa importante che ci permette di legare questo episodio a quello che abbiamo letto la settimana scorsa. Era un grande nemico di Nino Visconti e adesso sono insieme riconciliati, come abbiamo visto diverse paia di principi la settimana scorsa. E qua, dopo essersi presentato, dice: non sono l'antico Corrado Malaspina, il vecchio, ma io discendo da lui. Anche questo sembra di essere una sorta di vanto sulla nobiltà di origine, e infatti immediatamente lui riconosce: io portai un amore ai miei, cioè alla mia famiglia, che qui si sta perfezionando. Cioè in questa montagna devo raffinare l'amore che ebbi per i miei, chiaramente riconducendoli verso la vera origine comune a tutti gli umani, e cioè Dio. Questo è appunto, questa espressione di raffinare l'amore tornerà, come vedremo verso la fine dell'anno, in un'espressione che usano i lussuriosi nell'ultima cornice del purgatorio, dove appunto dicono che sono in quel fuoco, perché loro si muovono dentro un fuoco, delle fiamme, raffinano l'amore sensuale che ebbero invece nel mondo per indirizzarlo verso il vero bene. E allora Dante, siccome gli è stato appena richiesta una qualche notizia della Lunigiana, il Dante Pellegrino del 1300, lo chiarisco perché il Dante che scrive
è già stato in Lunigiana nell'esilio, ma il Dante personaggio no, e quindi risponde al verso 121: «O dissio lui, per li vostri paesi giammai non fui, ma dove si dimora per tutta Europa che i non sien palesi?» «Oh», dice Dante, «non sono mai stato dalle vostre parti, ma in tutta l'Europa chi è che non li conosce?» Chi è che, cioè, attraverso questa domanda retorica dice: ma è famosa la Lunigiana, non ci sono stato di persona, ma se ne parla in tutta l'Europa. E qui, eccezionalmente, voi ricorderete la quantità di invettive contro le città toscane, romagnole, che popolano l'inferno, no? Qua, eccezionalmente, Dante parla bene di un posto, in questo caso della Lunigiana, che è effettivamente un luogo dove lui, nell'esilio, è stato molto generosamente accolto. Infatti aggiunge al verso 124, è il Dante personaggio, no? Che sta parlando con Corrado Malaspina: «La fama che la vostra casa onora grida i signori e grida la contrada, sicché ne sa chi non vi fu ancora». Cioè, la fama che rende onorevole la vostra famiglia, la vostra casa, grida i nomi dei signori della Lunigiana e grida la contrada, appunto la zona, in modo che la conoscono anche quelli che non l'hanno ancora visitata. Cioè, è famosa per l'onore che caratterizza la sua gente. Incredibile che Dante parli bene di un posto al mondo, vero? E infatti al verso 127 Dante enfatizzerà, nei versi che seguono, il carattere eccezionale di questa virtù: «E io vi giuro, s'io di sopra vada, che vostra gente onrata non si sfregia del pregio della borsa e della spada». Cioè, io vi giuro, nel nome che io possa raggiungere la cima di questo viaggio, che la vostra gente, cioè la gente della Val di Magra, onorata, di nuovo una parola di questo campo semantico dell'onore, e quindi legata ai valori antichi della nobiltà che Dante cerca di difendere nel libro, non si sfregia, cioè non si rovina, non si disadorna del pregio della borsa, cioè dei soldi, e della spada, cioè continua ad essere onorevole a causa della sua liberalità, cioè la virtù cortese che si oppone alla cupidigia, all'avarizia, la liberalità, e della spada, cioè il coraggio in guerra. Due grandi valori tradizionali dei cavalieri che Dante sostiene che in Lunigiana, nonostante la perversione della Toscana generalizzata, che lui denuncia nell'Inferno, continua questa zona a mantenere. E infatti al verso 130 aggiunge: «Uso e natura sì la privilegia, che perché il capo reo il mondo torca, sola va dritta e il mal cammin dispregia». Cioè, è così privilegiata per la sua natura e per l'abitudine, per l'uso, la Lunigiana, che nonostante il mondo traligni a causa del suo capo reo, probabilmente Roma o il Papa, secondo alcuni, cioè nonostante i potenti del mondo abbiano abbandonato la dritta via, l'abbiano storta, la Lunigiana sola tra tutti i corrotti va dritta, disprezzando il mal cammino. E quindi è ancora più meritevole, vero? Perché non si lascia contagiare
dalle città vicine perverse e corrotte. Va bene? E allora, certo, Corrado sarà contento, no? Perché è vero che a qualcuno all'estero, non solo nell'aldilà, parlino bene della propria patria, vero? E quindi al verso 133 fa una profezia Dante sul suo esilio, come al solito, ma questa volta eccezionalmente positiva. E perciò io vi dicevo all'inizio di questa lezione che è l'inizio del canto che molto sottilmente, in un modo molto mite e dolce, faceva riferimento alla nostalgia dell'esule, si chiude con una notizia sull'esilio che non è del tutto dolorosa come sono state le profezie che Dante ha ricevuto finora. Al verso 133, appunto, Corrado Malaspina risponde ed egli: or va che il sol non si ricorca sette volte nel letto che il montone con tutti e quattro i piedi cuopre in forca, che cotesta cortese opinione ti fia chiavati in mezzo della testa con maggior chiovi che dal tuo sermone, se corso di giudicio non s'arresta. Allora dice, ora va, no? Puoi continuare, già che il sole non si troverà sette volte nella costellazione dell'Ariete, quella disegnata come un montone coperta con le quattro zampe, quindi non passeranno sette anni che questa tua opinione cortese positiva sulla Val di Magra ti sarà inchiodata nella mente con chiodi più robusti delle parole altrui, cioè per la tua propria esperienza e non per sentito dire, se, come ovvio, se è vero che il giudizio divino non si arresta. Questa profezia rimanda al 1306, periodo in cui Dante fu appunto in Lunigiana ospite di Moroello Malaspina, nei confronti del quale ha sempre parole di grande gratitudine. Secondo la prima biografia di Dante, un po' leggendaria, alla quale gli studiosi non sanno mai quanto credito attribuire, quella scritta da Giovanni Boccaccio, il Battatello in lode di Dante, sapete che Boccaccio, a differenza di quanto crede la maggior parte degli studiosi ora, sosteneva che Dante aveva cominciato a scrivere l'Inferno ancora a Firenze e che, dovendo partire in esilio in questo modo inatteso, non aveva con sé queste carte, se non che un figlio di Dante trovò queste carte nella casa di famiglia e, attraverso la madre, cioè la moglie di Dante, fece pervenire questi primi canti dell'Inferno a, appunto, Moroello Malaspina, il protettore di Dante in Lunigiana. E Moroello, vedendoli, avrebbe detto a Dante: che meraviglia, continua a scrivere questo. E Dante avrebbe ripreso la scrittura quando era ospite in Lunigiana di Moroello Malaspina. Quanto di questo sia vero non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai. Quando io ho studiato quasi 30 anni fa, si riteneva del tutto inattendibile questa versione di Boccaccio, e infatti tutti accordavano sul fatto che Dante avesse scritto l'intera commedia in esilio. Oggi alcuni nuovi biografi di Dante danno nuovo credito a questa versione, ma è un problema abbastanza complesso, anche perché, come voi sapete, Dante fa così tanti riferimenti attraverso le profezie, appunto, a fatti storici, che è difficile sapere se Dante ha rimaneggiato i primi canti dell'Inferno dopo, diciamo, alla luce di nuovi eventi politici, oppure ha scritto tutto di seguito, e da questo dipende anche la possibilità di datare con più precisione la scrittura di ogni canto.
Bene, allora il canto, come dicevamo, che si era aperto con questa bellissima immagine del tramonto che dà nostalgia ai naviganti e al pellegrino, voglia di rivedere gli amici e la patria, si chiude con questa profezia, diciamo, semi-amara dell'esilio, ma anche di un'ospitalità cortese e liberale. Per cui Dante viene a sapere che l'esilio, che è certamente un dolore, avrà comunque qualcosa di amicizia. Rileggiamo allora l'intero canto. Era già l'ora che volge il disio ai naviganti, intenerisce il cuore, lodi che han detto ai dolci amici addio. E che lo nuovo peregrin d'amore punge, so de squilla di lontano, che fai il giorno pianger che si more. Quando io incominciai a render vano l'udire, a mirare una dell'alme surta che l'ascoltar chiedea con mani. Ella giunse, levò ambo le palme, ficcando gli occhi verso l'oriente, come dicesse addio, d'altro non calme. Te lucis ante, si devotamente l'uscio di bocca e con si dolci note che fece me a me uscir di mente. E l'altre poi dolcemente e devote seguitar lei per tutto l'inno intero, avendo gli occhi alle superne rote. Aguzza qui, lettor, begli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero. Io vidi quell'esercito gentile tacito poscia riguardare in sue, quasi aspettando, palido e umile. E vidi uscir dell'altro e scender giù e due angeli con due spade affocate, tronche private delle punte sue. Verdi come fogliette purmonnate, erano in veste, e da verdi penne percosse traean dietro ventilate. L'un poco sopra noi a starsi venne, e l'altro scesi in l'opposita sponda, sicché la gente in mezzo si contenne. Ben discerne in lor la testa bionda, ma nella faccia l'occhio si smarria, come virtù che a troppo si confonda. Ambo vegnon del grembo di Maria, disse Sordello, a guardia della valle, per lo serpente che verrà via. Ond'io, che non sapeva per qual calle, mi volsi intorno e stretto m'accostai tutto gelato alle fidate spalle. E Sordello anco, ora avvaliamo mai, tra le grandi ombre parleremo ad esse, grazioso fia lor vedervi assai. Solo tre passi credo chi scendesse, e fui di sotto e vidi un che mirava pur me, come conoscermi volesse. Tempera già che l'aere s'annerava, ma non sì che tra gli occhi suoi e i miei non dichiarisse ciò che pria serrava. Ver me si fece, io ver lui mi fei. Giudice, min gentil, quanto mi piacque quando ti vidi non esser tra i rei. Nullo bel salutar tra noi si tacque. Poi dimandò, quant'è che tu veniste a piede del monte per le lontane acque? Oh, disse lui, per entro i luoghi tristi venni stamane, e sono in prima vita, ancor che l'altra, sia andando acquisti. E come fu la mia risposta udita, Sordello dell'indietro si raccolse come gente di subito smarrita. L'uno a Virgilio e l'altro a lui si volse, che sedea lì gridando, su curado, vieni a veder che Dio per grazia volse. Poi, volto a me, per quel singular grado che tu dei a colui che si nasconde suo, lo suo primo perché, che non gli è guado, quando sarai di là dalle larghe onde, di a Giovanna mia che per me chiami, laddove agli innocenti si risponde. Non credo che la sua madre più mani, poscia che trasmutò le bianche vende, le quai convien che misera, ancor brami. Per lei assai di lieve si comprende quanto in femmina fuoco d'amor dura, se l'occhio intatto spesso non l'accende.
Non le farà sì bella sepoltura la vipera che Malanese accampa, come avria fatto il gallo di Gallura. Così dicea, segnato della stampa nel suo aspetto di quel dritto zelo che misuratamente in cuore avvampa. Gli occhi miei ghiotti andavan pure al cielo, pur là dove le stelle son più tarde, siccome rota più presso allo stelo. E il duca mio, figliol, che lasso guardo? E io a lui, a quelle tre facelle che il polo di qua tutto quant'arde. Ond'elli a me, le quattro chiare stelle che vedevi stavan son di là basse, e queste son salite ov'eran quelle. Com'ei parlare, sordello a sé il trasse, dicendo, vedila il nostro avversario, ed rizzò il dito perché in la guardasse. Da quella parte, onde non ha riparo la picciola vallea, era una biscia, forse qual diede adeva il cibo amaro. Tra l'erba e il fior venia la malastriscia, volgendo ad or la testa, il dosso leccando come bestia che si liscia. Io non vidi, e però dicer non posso, come mossor gli astor celestiali, ma vidi bene l'uno e l'altro mosso. Sentendo fender l'aereo alle verdi ali, fuggì il serpente, e gli angeli dier volta, suso alle poste rivolando uguali. L'ombra che s'era il giudice raccolta quando chiamò, per tutto quello assalto, punto non fu da me guardare sciolta. Se la lucerna che ti mena in alto trovi nel tuo arbitrio tanta cera, quante mestieri fino al sommo smalto, comincio ella, se novella vera di Val di Magra o di parte vicina sai, dillo a me, che già grande la era. Fui chiamato Currado Malaspina, non son l'antico, ma di lui discesi, ai miei portai la morte qui raffina. Oh, dissi io lui, per i vostri paesi giammai non fui, ma dove si dimora per tutta Europa che i non sien palesi? La fama che la vostra casa onora grida i signori e grida la contrada, sicché ne sa chi non vi fu ancora. E io vi giuro, s'io di sopra vada, che vostra gente onrata non si sfregia del pregio della borsa e della spada. Uso e natura sì la privilegia, che perché il capo reo il mondo torca, sola va dritta e il mal cammin dispregia. Ed elli or va, che il sol non si ricorca sette volte nel letto che il montone con tutti e quattro i piedi copre in forca, che cotesta cortese opinione ti fia chiavati in mezzo della testa con maggior chiovi che d'altrui sermone, se corso di giudicio non s'arresta. Grazie, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.